una serie di incontri dal titolo Soft News. Il richiamo è all'analisi, alla questione delle fake news, alla questione che pone a ciascuno fake news, letteralmente la falsa notizia. Avevamo una modalità per questa formula in italiano, con un'altra costellazione di termini, ed erano le notizie del diavolo. Sono state anche il titolo di un libro di Dario Fertiglio intorno alla comunicazione, di cui è un esperto. Le notizie create volutamente false. Appena per cominciare, una questione attorno al soft. Non è in opposizione, non è che ci sono le soft news e le fake news, non è che si tratta di distinguere tra le une e le altre o di scegliere le une e le altre secondo chissà che criteri, che modalità e quali ragioni personali o sociali o politiche o di gruppo. Non c'è quindi una coppia oppositiva tra cosa sarebbero le vere news e le fake news. Non è questione di falsa notizia, di vera notizia che esistono in quanto tali, ma appena un dettaglio che sembra alato proprio, no? Quel soft sta sì anche per soffice. Ma sta per leggero, sta per quel che non pesa. Qual è la notizia che non pesa, che non grava sulla cittadinanza, che non grava sull'opinione pubblica? È la notizia che si attiene alla realtà effettiva ed effettuale della notizia. Dov'è che noi verifichiamo questo aspetto? Dov'è che noi possiamo avere gli elementi per intendere ciascuna volta la questione che pone quella notizia che viene elaborata, proposta o comunque si pone come questione di fake news. È il terreno linguistico della sua realtà. Ciascuna volta occorre l'analisi di ciò di cui si tratta. E non esiste la fake news che esiste in quanto tale, cioè non si tratta di scovarla, di trovare quella che non c'è, quella che viene celata, quella che viene criptata, segretata, nascosta e che sarebbe da scoprire, da svelare, da demistificare e quant'altro. Ma appunto, quali sono gli elementi linguistici che ci mettono in condizione di leggere che quella data come fake news è un'altra cosa? Perché anche la fake news, insisto, non è una fake news. Non esiste in quanto tale. Perché non esiste in quanto tale? Perché la notizia, nella sua struttura, è incontrovertibile, è infalsificabile, in particolare, appunto, ciascuna notizia, anche quella data come falsa notizia, è vera, ma si tratta di intendere di questo vero, qual è come si giunge alla verità effettuale ed effettiva. Verità effettuale
come la chiamava Niccolò Machiavelli, no? Che diceva: non si tratta di quel che ognuno pensa, non si tratta di quel che tutti dicono, di quel che pochi dicono, di quello che dice il potere, ma si tratta della verità effettuale. Non si può, o non c'è scarto, non c'è deroga a questa verità. Se la tumulassero, se la coprissero, se non solo fosse falsificata, ma incenerita, sepolta, cambiata in tutte le sue forme, non riesce. Non riesce perché non è nella vita originaria. E quindi questo fantasma di fake news trova la sua dissipazione. E allora di quella vicenda noi troviamo in un viaggio, in un itinerario, in un'analisi, giungiamo alla verità come effetto, quindi che non era da ricercare prima. Un esempio che varrà anche qualche altro incontro di questi è la fabbricazione che ci fu dei saggi, dei protocolli dei savi di Sion, costruiti dai impiegati dell'Ucraina, la polizia segreta dello zar, per uso e consumo del suo imperialismo. E, è curioso, tra l'altro, che come non sia riuscito, sebbene ancora oggi nell'ambito islamico sia ritenuto non un falso, ma un vero, questo presunto complotto degli ebrei del pianeta, teoria che si ritrova anche in filosofi che voilà come provocazione, che sono una fake news della filosofia, come Martin Heidegger. Martin Heidegger conferma l'allora collega Jaspers, credeva alla verità dei protocolli dei savi di Sion. Non reggono nemmeno linguisticamente. Ovvero linguisticamente, nella loro linguistica si coglie che sono una montatura. Nessun scrittore ebreo è così idiota da scrivere in quel modo. La riprendiamo. Altre vicende anche come occasione per leggere l'attuale, per leggere l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin e tante altre cose. Non ho già un testo, ho appena qualche spunto e quindi la caratteristica di questi interventi è anche quella di essere un laboratorio. Grazie, alla prossima.